Ciao a tutti, siamo arrivati finalmente alla battaglia finale contro il Ceadeus. Il mostro è il seguente: dobbiamo respingerlo in quest'ultima missione, la missione finale della storia, definiamola così, di Monster Hunter 3 Ultimate. Come vedremo poi in seguito, le sfide non saranno assolutamente finite, ma intanto in questo modo potremmo completare la nostra campagna per giocatore singolo. Ora vi lasciamo al filmato di presentazione dell'ultimo mostro che minaccia il villaggio di Moga. Questa nuova sezione dell'isola di Moga è utilizzata soltanto per questa missione. E quindi anche questo accampamento che è stato creato dal figlio del capo, da Junior, è appunto specifico di questa sezione. Come al solito raccogliamo un po' di cose. Ricordatevi che sarà obbligatorio portare tutti e due gli Shakalaka e uno dei due dovrà per forza indossare la maschera antica. La maschera antica che serve per permettervi di ottenere ossigeno nelle situazioni subacquee. Il mostro è questo, un mostro enorme, il più grosso che abbiamo incontrato fino ad ora, ma incredibilmente non è particolarmente aggressivo. La missione si svolge in due sezioni che abbiamo provveduto a dividere, quindi in due parti, quindi avremo due filmati oggi. Il primo filmato è questo e comprende le due aree inerenti la mappa, una mappa anche in questo caso specifica e studiata appositamente per il mostro in questione. Per raggiungere la seconda zona, quindi scusate, la terza zona, e poter arrivare allo scontro finale contro il Ceadeus, dovrete per forza distruggere la barba, questa folta peluria che il mostro ha sul collo. Il problema principale è che gli attacchi che vi porta questo mostro sono quasi tutti involontari. Come avete visto, siamo rimasti colpiti più volte dalle pinne anteriori del mostro, che semplicemente nuotando riesce ad infliggere parecchi danni. Non concentratevi su altre parti del corpo come la coda o la testa del mostro, in quanto l'unico modo per non fallire la missione, raggiungere quindi l'area 3, quella dello scontro finale, consiste nel distruggere questa sorta di barba che appunto il mostro ha. Le zone da colpire sono parecchie, potrete danneggiare la coda, potrete anche tagliarla, potrete distruggere quella corazza subito sopra la testa del mostro, ma l'unica cosa che importa davvero è la barba. Quindi voi fategli la barba, cercate di distruggergliela in queste due sezioni, quindi nella zona 1 e nella zona 2. Questo è un attacco diretto, uno dei pochi attacchi diretti che il mostro porta. Insieme a questo ce n'è un altro che può infliggere anche l'allagamento, ossia ridurre il recupero della resistenza. Però comunque la cosa più pericolosa sono questi attacchi casuali, questi attacchi, scusate, passivi, diciamo, del mostro, che vengono dati dalla coda e dalle pinne anteriori. Ora qui vediamo
cosa riusciamo a combinare. Considerate comunque che questa prima parte è praticamente una corsa contro il tempo, nel senso che il mostro continuerà quasi sempre ad avanzare attraverso l'area 1 e poi attraverso l'area 2. Se entro la fine dell'area 2 non avrete distrutto la sua barba, lui entrerà in una galleria che avrà però due uscite. In una lui distrugge dei macigni ed entra nella zona 3. Nell'altro caso invece distrugge dei macigni ma passa attraverso questa grotta e la missione termina. Poi vi faremo vedere cosa viene segnalato alla fine di questo filmato. Poco fa abbiamo visto l'attacco, quell'attacco caricato, un attacco che viene sputato dalla bocca che appunto crea l'allagamento, come vedete. Qui noi intanto abbiamo finito l'area 1, l'area 1 che è praticamente una lunga galleria. L'area 2 invece è simile, ma ha al centro una costruzione, una grossa costruzione che assomiglia quasi ad un anfiteatro. Un anfiteatro ovviamente sommerso, che in molti casi, anche in quello che vedremo tra poco, permette di colpire più volte il mostro con facilità. Questo perché quasi sempre il Ciadeus, per colpa della sua mole, si incastra nell'anfiteatro. Ora qui lo vediamo mentre si dirige verso di esso. Tra l'altro vi facciamo notare che la missione di oggi richiede il completamento in 35 minuti, non i soliti 50. Questo crea qualche problema, soprattutto le prime volte, in quanto i minuti sono spesso insufficienti per eliminare il mostro. Per completare la missione però per fortuna non occorre per forza eliminarlo, ma basta rompergli un corno che comunque non potrà essere distrutto prima della terza area. Quindi è inutile che lo attacchiate sul corno in questa sezione. Allora lui ora si è diretto verso questo anfiteatro e sta più o meno cercando di passare attraverso. In realtà il fatto che a volte lui lo prenda il percorso troppo in alto gli impedisce di passare, quindi rimane incastrato appunto contro le rovine di questa struttura. Ora qui lo vedete, l'anfiteatro è quello, e lui, anche se con un po' di qualche problemino grafico se ci fate caso, in quanto si è praticamente proprio incastrato con i poligoni all'interno, ci permette di ci dovrebbe permettere, mettiamola così, visto che i colpi che ci infligge sono comunque parecchi tramite queste pinne che non stanno mai ferme, però in questo caso ci viene permesso di attaccarlo abbastanza agevolmente. Qui stai prendendo botte su botte. State attenti, ricordatevi di controllare le vostre energie, altrimenti vi trovate KO e non sapete neanche perché, solo per aver sbattuto contro una pinna. Qui finalmente, dopo tanti colpi, distruggiamo la barba. Lo si vede perché un po' è fisicamente inferiore, soprattutto quella sul collo. Lui continua a mantenere questo tuffo sul davanti, ma se ci fate caso quello di dietro è molto più sottile, molto più basso. Inoltre l'avete visto perché ha fatto un enorme salto all'indietro. A questo punto non dobbiamo fare altro che seguirlo. Una volta che la barba è distrutta ci si può quasi riposare, in quanto lui entra in questa galleria e distrugge
con due colpi caricati molto forti, distrugge e fa franare queste conformazioni rocciose, che danno quindi, ecco, abbiamo sentito il colpo e vediamo qui le rocce che cadono. Ora lui si sta dirigendo verso l'area 3, l'area 3 che è l'ultima, quella in cui effettivamente poi dovremo completare la sua caccia. Se non doveste riuscire a distruggere la barba, succederà invece questo, ossia che il mostro abbatterà le rocce accanto e voi vi ritroverete con questa missione, con la missione fallita. Ora ci vediamo con l'altro filmato per vedere cosa succede nell'area 3.